Koulibaly Juventus per rinsaldare un asse con i bianconeri che potrebbe portare in casa Pescara i rinforzi che Zeman chiederà certamente che siano in grado di rivoluzionare una squadra e una rosa che il tecnico boemo in più di una circostanza ha ribadito non adatta al tipo di calcio che ha in mente. Il giovane senegalese esploso definitivamente nella seconda parte di questa stagione attira inevitabilmente l'interesse del club bianconero, possibilista anche rispetto all'eventuale richiesta del Delfino di lasciarlo ancora una stagione in riva all'Adriatico per aiutarlo nella maturazione e nella definitiva consacrazione. È altrettanto evidente che la dirigenza biancazzurra proverà a mettere dall'altra parte della bilancia alcune delle pedine che il club campione d'Italia ha già prenotato, come l'esterno dell'Ascoli Orsolini, che in un tridente ci starebbe davvero bene. È chiaro che specialmente nel reparto offensivo ci si prepara un forte restyling con l'arrivo di Leonardo Mancuso, che anche nei playoff di Lega Pro continua a mostrare tutto il suo valore. Cabrari andrà via, destinazione Milano, sponda nerazzurra, Baybek tornerà alla base, mentre per Gilardino il discorso attiene essenzialmente la volontà di Zeman di dargli un'altra possibilità dopo l'esperienza negativa di questo inizio 2017. Il nome che piace a tutti per sostituirlo, per fare boa del reparto offensivo, è Simone Ganze, proprio del club bianconero, e che in questa stagione a Verona ha messo insieme 21 presenze con 4 reti. Dovrebbe rappresentare quello che all'epoca fu Ciro Immobile, ai margini nel 2011 del progetto Juventus. Su Cristiano Biraghi invece ci sarebbe stato un abboccamento dell'Udinese, che potrebbe inserire come contropartita il difensore Coppolaro, quest'anno in prestito a Latina sotto la gestione di Vincenzo Vivarini. Intanto, lunedì sera la penultima stazione di una via crucis che sembra non avere mai fine, contro il Palermo, che sarà l'avversario più accreditato per lottare al vertice del campionato di Serie B. Questo pomeriggio intanto la formazione biancazzurra sarà impegnata in un amichevole a Piscina, prima degli ultimi 180 minuti di una Serie A che stancamente si chiude nella maniera peggiore, sperando di darsi presto un'altra opportunità.